Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi finalmente siamo qui con il primo episodio di una nuova serie intitolata Se indovini il prezzo, lo compro. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio per l'acquisto di qualsiasi cosa. A parte la droga e la topa, potete trovare carte di Yugi, Magic, Pokémon, One Piece, giochi da tavolo, Funko, qualsiasi roba. E ovviamente se volete supportarmi trovate il mio referral link e il codice sconto cappello 5 qua sotto in descrizione. Inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante, anche kill e kill di common come potete vedere, se ne può ovviamente parlare. Detto questo facciamo entrare il primo ospite che probabilmente conoscete e andiamo al gioco. Ciao ragazzi, sono Erenz e finalmente mi vedete in faccia probabilmente dalle mila live che abbiamo fatto e sono proprio contento di essere qui a fare questo episodio dove farò spendere a cappello un sacco di soldi. Bene, ti spiego il regolamento. Durante ogni puntata un ospite, che a questo giro sei te, poi nelle prossime chi lo sa, da come si vince dal titolo dovrà indovinare il prezzo di 10 prodotti che ti farò vedere e ovviamente avrai uno scarto di 3 euro per riuscire a indovinare il prezzo di vendita. Ovviamente se riuscirai a indovinare io sarò obbligato ad acquistarlo e ovviamente poi ragazzi tutto il materiale verrà fatto vedere all'interno di una prossima live appena il pacco mi arriverà. Detto questo passiamo al primo prodotto. Partiamo da qualcosa di un po' soft, una carta singola che in questo caso è un playset e si tratta di un playset di Pot of Greed, Giara dell'Avarizia, in versione Secret da Rush Duel. Ok, allora calcolando che io di Rush Duel so poco o niente, allora sicuramente una carta che da noi sarà tipo stravoluta per il GOT format, perché tipo realizzare anche con carte strane per essere una cosa carina. So che esce da videogioco se non erro e allora fammi pensare, una carta del genere potrebbe costare tra i 7 e 10 euro l'una, un playset. Io azzardo un 25. 25 il playset da noi o 25 su Bailly? 25 su Bailly. Ok, e mi sa che a questo giro, sfortunatamente, non è andata. Non è andata per niente. Davvero? Sì. Aiuto. Cioè, allora, stiamo parlando del Giappone, non stiamo parlando degli scalper italiani, eh. Giusto, non sono delle uova di Pasqua. Allora, bene, bene, sei partito abbastanza male, eh. Let's go, l'importante è quello. Allora, Erenz, andiamo con il secondo articolo, che è una cosa un po' particolare, che probabilmente non hai mai visto o hai visto solo in foto. Si tratta della Master Guide, penso sia la prima, tratta, credo, la lore del Duel Terminal. Non so se tutta o una parte. Vediamo se a questo giro riesci a indovinare. Allora, non l'avevo mai vista prima, ad essere onesti, quindi non ho idea di quanto possa valere un libro con dentro delle figurine, se ci sono dentro anche le figurine. No, non ci sono le figurine, okay, è solo il libro. Ok, calcolando che hanno fatto uscire quello nuovo con la magia alternativa di Sky Striker, mi pare, io direi che il libricino così, i manga vengono venduti anche a un euro, questo mi sembra più grande di un manga, io assumerei 6 euro, 5-6 euro. Incredibile. No, è incredibile veramente, ci hai beccato. Ma che vai? Adesso spenderai dei soldi. Immagine sì. Di errori di 50 centesimi, sì. Va bene però. Incredibile. Ragazzi, sfortunatamente questo gliel'avevo inviato per errore con la cifra non censurata, ma vabbè. Tocca comprarlo. Grandissimo cappello. Allora, cambiamo proprio tipologia di prodotto. Lasciamo le carte, lasciamo i libri. Questo è il tipo di prodotto che Konami dovrebbe importare, perché tipo farebbe un sacco di soldi, ma ovviamente gli fa schifo e non vuole donarci questa figata. Oddio, è peluche. Sì. Allora, questo è un po' difficile, perché sono il drago nero occhi rossi e il drago bianco occhi blu. Sì. Dovrebbero essere intorno ai 15-20 euro al pezzo, essendo in Giappone, perché comunque il prezzo dei peluche è più o meno quello anche in Giappone, non è che è molto differente generalmente, almeno da quello che io ricordo di Pokémon. Però siamo sempre su Bailly, quindi magari un tizio che ne ha presi 685 te li vuole rivendere perché ha sbagliato. Io azzarderei un 35. Sai che non me lo ricordo? Adesso te lo invio. Vedi te, io non so niente. Vediamo. 32,60! Oh, ci sei rientrato! 32,60! Oh mio Dio, ti devi prendere quei cazzo di peluche! Tocca. No ragazzi, questo gliel'ho inviato il corretto e c'ha effettivamente peccato. Pensavo sbagliassi un pochino, invece, ma conteggiamo anche la spedizione, quindi siamo fuori o no? No, sì, semplice, la spedizione non so calcolarla su ste cose, penso che varia in base anche al prodotto, al peso.
credo, Va bene, va bene. Già sono partiti quanti? 32 più 40, 6? No, 38. 30 euro circa. E siamo con i prodotti piccoli. Io ho paura con l'ultimo. Ho veramente paura. Vediamo se Cappello si aprirà un mutuo alla fine di questo video. Torniamo sulle carte. Ok. Questo è un lotto da 1500 carte. Ok. No, non è vero. Allora, sono di meno. Ho preso... Non c'è un numero. È un numero a caso di carte. Però dentro, sopra ci sono tipo delle carte da Rarity Collection. No, non è la Rarity. Oh sì. Ok. Allora, contando che i cubi vengono venduti generalmente nei negozi, cioè i lottini così, io penso che sia... Ma posso dire anche in yen o per forza solo in euro? Ah, in euro. Cazzo. Allora, io azzarderei... Allora, c'è Monster Reborn. Non capisco i kanji giapponesi e... Oh, mi sembra... Lotto di roba bulk. Io c'ho un po' di ansia perché stiamo parlando dei miei soldi. Sì, esatto. Allora, io... Penso che un lottino del genere dal Giappone te lo puoi procurare tranquillamente per 17 euro. Mi dispiace, mi dispiace. Pensavo ci beccassi, eh? Oh, 36, no. No, il mio massimo sarebbe stato 25 comunque, non avrei mai pensato a 36, no, troppo. No, perché avevo trovato anche dei bulk più costosi, però ho detto, cazzo, se mi indovina il bulk da 50 euro, me lo devo accollare io. E quindi ho detto, meglio stare leggermente più bassi. Hai fatto bene, però ti è andata bene che evidentemente conosco di più le stronzate tipo i libri e i peluche piuttosto che le figurine. Adesso tocca una cosa che secondo me indovini, però okay. Potrebbe aver fatto qualche trick. Ah, addirittura qualche trick, ha per... citato il signore. Allora, abbiamo un certo playmat di Jubel, che il signor Evans è una settimana se non due che guarda, però non sai quando è incarrellato. No, esatto, allora, però, ok, sicuramente questa ve la fai facile perché non è un'asta. No, non è. Quindi un'asta. Per me è 41,90. Cazzo. Eh sì, non è proprio 41,90, però era 42, era il prezzo minimo perché ho detto se lo indovina e pago. Vabbè, l'hai visto tipo durante tutta la settimana. Cioè, sapevi... Sì, anche ieri. Volevo prendere questa me l'hai lanciata facile questa. No, volevo prenderne uno più grosso. Ho detto cazzo, così non me lo indovino proprio. Va bene. E già siamo a quasi 100. No, 100 euro, sì, quasi. Sì, all'incirca. Posso iniziare a sudare? Sì, puoi iniziare a sudare, tranquillo. Non me lo aspettavo, questo video non sapeva da farsi. Come diceva Don Abbondio. Questo matrimonio non sa da fa. Allora, queste sono due promo, sono molto interessanti, di una collaborazione tra Konami e una linea di vestiti chiamata Gu. E queste sono le due promo che sono state stampate. Una è Kuribo, con la serigrafia Gu. L'altra è Drago Bianco Ki Bluetooth, sempre con la serigrafia. Però è foil, l'altro. Ok, uno è Parallel e l'altro è Secret Parallel, sì. Quello che riesco a notare. Allora, sono quelle robe che danno insieme alle magliette, insomma, quella roba terribile, sì, che abbiamo visto probabilmente. Sì, sì, proprio loro. Proprio lì. Ah, che colpo al cuore. Aiuto. Questa è difficile. Questa è difficile, difficile. Non te le potevo fare tutte semplici, cazzo. I soldi sono miei. Esatto. Allora, sono 25esimo. No, non sono 25esimo. Sì, nel senso, sono sempre fatti per una collaborazione dei 25 anni, immagino. Allora, il Kuribo Parallel potrebbe stare a 4 euro. 5. L'altro affare Toon potrebbe stare una cifra compresa 13,20 e roba Siled. Secondo me la coppia te la porti a casa intorno... Vabbè, 25 l'ho già detto prima e non ha portato fortuna. Io azzardo i 30. Secondo me sui 30 euro te li porti, 20 e 10 ci potrebbe stare. No, hai cannato totalmente, mi dispiace. Buon per te allora. Sì. Il Kuribo l'hai beccato, più o meno la cifra è quella, ma il Drago Bianco costa una fracca e mezzo, non so perché. O forse nelle scatole trovi sempre Kuribo e poi forse il Drago Bianco, se no non ha senso. 60 euro, il prezzo minimo. Prezzo... Sono contento di non averlo beccato. Sì, io più di te, guarda, sinceramente. Scandalo, se... ma che cazzo. Però... Diciamo che nel mio album potevano fare una bella figura tutte e due insieme. Insieme a il Mago Nero e il Drago Bianco del Tokyo Doom, uno a fianco all'altro. Già, esatto, messi lì in sleeve. Ma meglio così, ci sarà tempo. Perché ovviamente dovrò risparmiare soldi per l'ultimo prodotto, che quello se lo becchi piango tanto. E allora cerchiamo di beccarlo. Allora, adesso continuiamo a salire con la possibile spesa. O no, non lo sappiamo. Perché non ti voglio dare troppi indizi. Potrei aver preso le robe random. Quello che vedo, sì. Allora, andiamo su un capo di merchandising, ma molto più bello di quello in collaborazione con Gu, che fa schifo. Questo è vero merchandising che ovviamente non si può comprare. Ovvero la maglia dei gadget della Hobby League. Cazzo.
Questo è difficile. Questo sì, è difficile, però tu mi stai lanciando le magliette di un periodo di cui io ho la maglietta del Chimerte Cover Dragon. Sì, lo so, però non sai effettivamente quanto vale, sì. Quella del Chimerte Cover Dragon sì, quella dei Gadget no. Quanto sta quella del Chimeratec? Mi pare l'ultima volta che avevo controllato stava sulla quarantina, più o meno, 40-50 euro. Ok. Sta, penso, ok. E poi della Hobby League sì, ma è anche, cioè, col logo Champ Hobby League, quindi potrebbe essere costosina sta cosa. Al Giappone, poi, che non è neanche un prodotto effettivamente loro, potrebbe costare relativamente quanto il nostro prezzo. Allora, contando che tu hai quel tappetino, qui meriti la maglietta, io spero di beccarci dicendo 65 euro. 65 euro. Confermi? È la tua ultima risposta? Vai a fare due calcoli. Sì. No. No, mi dispiace. Questa cazzo di maglia costa un boato e mezzo. Costa 125, mi sembra, euro. No, io sarei arrivato al massimo ai 100. No, no, no. 75 era in realtà il mio prezzo ideale. 125, son cari in Giappone con i nostri prodotti TCG. Un botto. È veramente un botto. Noi facciamo gli scalper con la roba loro. Loro fanno uguale con la nostra. È incredibile. Mi pare giusto. Assolutamente sì. Bene. 122,58. Chi ha? Ok. Cappello, ti stai salvando troppi soldi in questo episodio. Bene, bene. Sì, sono contento. Ho mantenuto il mio portafoglio relativamente pieno. Relativamente, perché comunque tre cose le hai già beccate, eh? O due. No, tre. Sì, tre. Bene, andiamo con un prodottino non sealed che ha i suoi begli annetti, però comunque che fa il suo. Ovvero il gioco da tavolo Dice Monsters. Allora, questa è una sfida potentissima. Questo non volevo metterlo perché non mi va di spendere questi soldi. Però, nel senso, era l'unico prodotto mezzo interessante. L'avevo trovato pure sealed, però quello era un rischio. Allora, vediamo un po'. Dentro ci sono teschi evocato, elfo mistico, canna d'argento che è la carta più costosa di LCYV. Allora, è arrivato anche da noi in Europa sta roba, o almeno in America, ne sono sicuro. Il costo era più o meno di 40-50 euro più o meno quando scassavo le balle ai miei genitori per tentare di comprarmelo, che non penso di avere l'arena, non mi ricordo più se ce l'ho o meno. Io azzarderei, con anni di ritardo, il fatto che questo sia anche giapponese, visto che c'è il logo Konami di 600 anni fa, questo potresti davvero pagarlo intorno ai una cifra compresa tra i 90 e i 130. È quello il vero problema. Secondo me 130-140 potrebbe essere il valore sealed, e così te lo potresti portare intorno. Oh, non vorrei stare troppo basso, voglio farti spendere dei soldi. Ma neanche essere troppo alto e sembrare un incompetente di Dungeons Monster lì, okay. Cosa che sono. Io azzardo i 110. Quando hai detto 130, ti giuro mi si è gelato il sangue nelle vene. No, costa 130. 127,67. Porca puttana. Sealed l'avevo visto sui 180, mi sembra. Sono triste, ragazzi. Guarda, sono triste, volevo farglielo comprare. Fortuna hai messo un range, detto tra i 90 e i 130, detto, quindi forse non punterà al massimo. No, no, mi sembrava esagerato 130, cioè 110 secondo me sarebbe stato più onesto che... Okay. Se te l'avessi tirato fuori sealed, quanto avresti offerto? Sì, 160. Ok. 160, 170. Ma sai che secondo me è più semplice beccarlo con l'usato? Perché il sealed potrebbe stare a prezzi insensati. Invece l'usato dici, ma qualcosa di abbordabile si trova. Sì, appunto per questo pensavo 110, visto che comunque era un prodotto da 50 euro più o meno all'uscita. Era un prodotto da 50 euro uscita. Sì, ok, vabbè, sono passati tipo 20 anni, però nel senso non se ne è cacato mai nessuno Dungeons Monster, Dungeons Dice Monster. Cioè. Adesso passiamo agli ultimi due prodotti, okay. Che sono belli, Va bene. Vediamo se riuscirei a farmi spendere i soldi. Il primo è questo. Si tratta dello Structure Deck di Joy, volume 1. Ha un difetto nella scatola laterale, che è leggermente schiacciata. Ok. È sealed. E non è il mazzo col drago nero occhi rossi, ma con il guerriero lì solare. Sì. Questi mazzi stanno a tanto. Per questo... Se sbagli, so contento. Allora, contando che quelli di Yugi e Kaiba... Ha una botta. Sì. Quindi il range è di un minimo di 100, perché minimo costa 100. Tipo, fino a l'ho trovato a 30. Vengo a prenderti. E massimo, cioè, secondo me massimo nuovo perfetto può stare a 150, quindi 125 alla botta. Dici? Confermi. 135? 135? Devi dirmelo te, mica te lo posso dire io, scusa. 135, dai, prima sono andato troppo al ribasso, andiamo sui 135 con sto non coso. Me lo ricordo, te l'ho inviato. Ok, vediamo un po'. 104!
Niente, non dirò nulla di bannabile. Va bene, mi dispiace, Erenz. Cioè, guarda, c'eri andato vicino, anche a questo giro. Sì. Potevi veramente beccarne due, veramente arde. Sarebbe stato interessante fare del content con quel prodotto, però, in senso, è così. Adesso, per questo devi studiartela bene. Ok. Perché non è un prodotto, potrebbe essere il prodotto. Ok. Io ho paura, ho veramente paura. Andiamo. È stainless. Sì, con gli artwork originali di Uriamon Eraviel. Sì, domani Uriamon Eraviel. Slifer obbediscerà. Ricordandomi il prezzo di costo. Già, che non è che costa poco. Non costa poco. Allora, se non sbaglio, era più o meno sui... Non mi ricordo se era tipo 2,99 o 3,99 il prezzo di listino. O addirittura di più. Guarda, se c'è qualcuno che mi vuole bene, lo sbagli. Allora, io mi ricordo che era intorno ai 400 quando l'hanno messo in prevendita dal sito Konami. O era 800. Questa è una cosa che non guardo praticamente mai. Ma ieri proprio mi era venuta fuori, ieri sera. Solo che non mi ricordo. Allora, è inutile che mi guardi nel palo degli occhi, vedi solo la morte in questo momento. Sto continuando a fissare quelle tre divinità. Io vado sui 450. No, io non ho visto, te lo invio. Io vado su 450. Vado. Potrei sbagliarmi male, potrebbe essere estremamente basso, ma davvero non mi ricordo minimamente quanto costava. Io ho ancora paura perché non ne sono del tutto convinto di quanto sia la cifra. 434. Vado. Stavo per dire 420. Avrei sbagliato comunque. Però bello, 66.666 yen. Mamma mia, non ce li avevo i soldi per comprarlo. Però c'ero molto vicino, Sì. Però se ci metti le spedizioni... No, mamma mia, mai più un rischio del genere. Mi hai rischiato brutto, sì. Perché evidentemente ero più vicino a questo che quasi a tutto il resto, probabilmente. Mamma mia, no... Perché sapevo che potevi sapere il prezzo di prevendita. Quindi ho detto, vabbè, vediamo. Però ci sta, spararla grossa. Però, vabbè, sì. È andata bene, Sono molto soddisfatto. Ho salvato 800 euro da questo video. Sì. E va bene, ragazzi. A questo giro mi sono salvato. Diciamo, la spesa non è stata così ingente. Posso ovviamente ritenermi soddisfatto. Adesso tocca a voi farmi sapere se effettivamente questa serie vi piace o meno. Se volete qualcun altro, tipo Sima, Textoda, The Game, Diegub, o colui che setta i kaiju. Fatemelo sapere. Così, nel caso, ci si organizza e li si invita. E vediamo se loro saranno più bravi. Perché Erenz qua non è stato molto capace a indovinare i prezzi delle carte. Vabbè, dai, l'ho fatto apposta per non farti spendere soldi. Sì. Succhiami la minchia. Un pochino. No, vai a cagare, no. Detto questo, ragazzi, ovviamente state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!